Ciao, sono Andrea, ho 29 anni, sono un ingegnere meccanico. Il mio percorso di dottorato si è basato principalmente sulla progettazione meccanica, sulla costruzione di macchine e il mio gruppo di ricerca è quello di meccanica applicata. Il mio lavoro di ricerca si è basato prevalentemente sulla minimizzazione dei componenti meccanici installati su macchine industriali, su macchine movimento terra, ed in particolare si è partiti dai cilindri idraulici installati sugli escavatori e si è andati a progettare questi cilindri idraulici utilizzando dei materiali innovativi come i materiali compositi. Utilizzando questi materiali si è visto che la massa di questi componenti si è notevolmente ridotta e quindi ne consegue che una volta installati sulle macchine di riferimento, queste avendo un peso minore, consumeranno di meno in termini di carburante e quindi si avranno anche delle riduzioni relative alle emissioni nocive. Dopodiché, una volta fatto lo studio su questi componenti, si è ampliata la ricerca relativamente ai bracci che compongono queste macchine, in particolare i bracci appunto degli escavatori, ed anche su componenti di macchine industriali, come possono essere appunto i telai del camion. A livello industriale, la mia ricerca sostanzialmente si può applicare a tutti quei componenti meccanici in cui è possibile ottenere una minimizzazione di massa e quindi tutti i vantaggi che questa comporta, come quindi ho già detto, sostanzialmente la riduzione di emissioni nocive. Possibili applicazioni a livello industriale ne abbiamo già viste, perché appunto i cilindri idraulici possono essere progettati con materiali innovativi anziché con i classici materiali metallici, e per quanto riguarda gli altri componenti che ho descritto, ovvero telaio del camion e bracci per escavatore, anche questi, grazie alle tecnologie di produzione che i materiali innovativi consentono di adoperare, possiamo garantirne una produzione su larga scala. Grazie.